di eventi al Palaglobo, dove si è svolta una festa conclusiva di tutte le attività targate Argos Volley, tutto quello che c'è dietro la Serie A, che quindi coinvolge i giovani, i bambini, i ragazzi. Qui con noi c'è la responsabile di tutte le attività sociali e scolastiche dell'Argos, Antonella Evangelista. Ci parli un pochino della giornata odierna. Allora, la giornata odierna è stata la conclusione di un percorso che quest'anno è stato, se possibile, ancora più ambizioso. Abbiamo ampliato il progetto Osi dei Sapori, abbiamo deciso di allargarlo non solo alle scuole di Sora e dei comuni limitrofi, ma addirittura ampliato a tutta la provincia, le scuole della provincia. Devo dire che durante l'anno ci sono state delle ottime risposte, anche in termini di richiesta di visite, di primi approcci. Quindi diciamo che abbiamo consolidato un progetto ormai testato, affiancandolo a un progetto che è stata una scommessa perché abbiamo pensato che in fondo i nostri ragazzi vivono a scuola, vivono il loro tempo libero nelle parrocchie, ancora qui ci sono delle realtà dove con il catechismo e con le attività anche del post scuola fatte dalle parrocchie, i nostri ragazzi comunque vivono realtà a noi molto vicine, in realtà dove si ragiona in termini di condivisione e di rispetto degli altri. E abbiamo iniziato a discutere di parrocchie e qui abbiamo fatto il salto, abbiamo pensato che forse portare un campo in ogni parrocchia poteva essere il secondo step per fare quello che è il fine e l'obiettivo massimo che ci siamo posti, quello cioè di una diffusione attraverso lo sport della pallavolo, perché noi abbiamo un'eccellenza nella pallavolo, che è la Superlega, quindi i nostri ragazzi, trasferire i valori che sono alla base di questo sport attraverso attività di inserimento, di incontri, di dialogo, anche incontri con i nostri atleti, con i bambini. E devo dire che oggi abbiamo visto nel palazzetto forse oltre 400 bambini accompagnati dalle famiglie, bambini che ancora non vogliono andare via, bambini che hanno giocato, si sono divertiti, con i bambini delle scuole che hanno dovuto contendersi la medaglia del primo arrivato, quindi è stata veramente una giornata ricca, faticosa, ma devo dire che vedere questo palazzetto pieno dentro e fuori di sorrisi e di persone contente e felici, bambini piccolissimi che hanno dormito sulle gradinate perché i genitori li hanno portati qui da stamattina alle 9, sono le 6 e ancora stanno qui, hanno mangiato, hanno giocato, si sono rilassati. Ecco, questo è il concetto di sport che piace a noi, che piace alla nostra società. Quali sono state le iniziative, le novità più importanti di questa edizione? Esattamente, intanto la voglia che abbiamo di guardare sempre alto. Noi ogni anno raggiungiamo un obiettivo che ci sembra già grande e per l'anno successivo pensiamo già di andare oltre. E questo oltre quest'anno è stata proprio la condivisione veramente con quello che è tutta la struttura sociale del nostro territorio. Ripeto, la famiglia. Noi arriviamo alla famiglia. Noi forse siamo una delle poche realtà dove i genitori spesso lasciano i loro figli qui e poi vengono a riprendere con la tranquillità che solo uno sport forse come il nostro può ancora garantire. E questo succede anche nelle partite di Superlega, non solo nelle realtà, nei tornei giovanili. E questa è una cosa su cui riflettere. Noi non abbiamo problemi di servizio d'ordine, ci sono sempre le forze dell'ordine, ma sono vicino a noi e guardano lo spettacolo, perché è uno spettacolo sia dentro il campo che fuori del campo. E fuori del campo ci sono i bambini, ci sono i ragazzi, ci sono i loro genitori, ci sono quelle persone che poi sono con noi il pomeriggio nelle attività giovanili, sono con noi la mattina quando andiamo nelle scuole, sono con noi nelle parrocchie quando andiamo a chiacchierare con loro, andiamo a trovarlo, andiamo a insegnare qualche rudimento, a montare qualche campo, perché questo è l'obiettivo, un campo in ogni parrocchia. Vorrei concludere con una domanda sul momento più bello della giornata e quello magari invece che è stato più difficile a livello organizzativo. Ma diciamo che a livello organizzativo il difficile è sempre prima, cioè quando non vivi la cosa ma ti devi preoccupare di pianificare. La pianificazione di un evento così complesso, col coinvolgimento di tante delle società sportive, perché oggi
non dimentichiamo, c'erano anche le società sportive, perché c'era anche una tappa di minivolley, quindi avevamo i bambini del minivolley, avevamo i bambini dell'Oasi dei Sapori, avevamo i bambini delle parrocchie che si muovevano con realtà diverse. Allora, incastrare tutto, grazie allo staff, alle persone, devo dire che la Serie A è la nostra, è un aspetto, ma allo stesso modo chi gestisce la Serie A sono anche le stesse persone che gestiscono tutte queste attività collaterali, e non si è tirato nessuno indietro, quindi abbiamo lavorato gomito a gomito, una settimana piena di preparativi, e oggi non c'è stata nessuna difficoltà, perché quando i bambini giocano non c'è stato bisogno di fare nulla. Naturalmente ognuno ha lavorato con tornei allestiti fuori, premiazioni dentro e fuori, insomma devo dire che di difficoltà veramente. Il momento più emozionante è stato che Sua Eccellenza Don Gerardo è venuto a trovare, è venuto a darci un sostegno, ma ho visto che si è trattenuto parecchio con noi, è stato fuori, è stato dentro, anche un momento di preghiera con cui ha fatto un pensiero particolare anche riferito proprio al nostro sport e a come questo sport abbia dei valori che sono condivisibili con quelli che sono i valori di crescita di un uomo, di crescita anche spirituale. Ecco, questo è stato un momento emozionante. È stato un momento emozionante perché lo hanno ascoltato, perché lui si è divertito, perché è stato qui. Ringraziamo per il suo intervento la responsabile delle attività scolastiche e sociali, Antonella Evangelista, con l'auspicio che il prossimo anno questi numeri crescano notevolmente. Ok, grazie.